E come volevasi dimostrare, anche oggi ho trovato la nuova truffa del secolo, il pellet. Perché adesso ormai si fanno truffe di tutti i generi e visto che il pellet è rincarato, perché non fare una truffa sul pellet? Questa è la domanda che si fanno in tanti. Quindi oggi andremo a scovare tutti quelli che fanno questo tipo di truffa, perché comunque ci sono degli accorgimenti che possiamo utilizzare per capire se è una truffa o no, specialmente se vi chiede il tipo di pagamento che non sia PayPal. Se vi chiede una PostePay, che sarebbe la carta prepagata della posta su cui inviare i soldi, non inviate perché voi inviate i soldi e non ricevete un bel niente. E purtroppo non riceverete neanche né il rimborso e né il prodotto, quindi nulla da fare. Neanche tramite bonifici bancari, perché i bonifici bancari, una volta inviati, non possono essere restituiti se succede qualcosa, non avete nessun tipo di garanzia. Quindi mi raccomando, no bonifici bancari, no assegni bla bla bla, o no alla consegna, no PostePay, ma sì PayPal. Quindi mi raccomando, PayPal. Fra l'altro, se volete sostenere il canale, potete fare anche una piccola donazione per sostenere il mio canale e portare avanti questo mio progetto di aiutare le persone a poter scovare le truffe. Quindi, se volete, andate a cliccare lì. Quindi anche iscrivetevi al canale se vi fa piacere, mi raccomando, iscrizione al canale, accendete la campanellina così riceverete una notifica che è uscito un mio video, nulla di più. Quindi ritornando a noi, ad oggi il pellet costa sui 11 barra 14 euro, quelli più cari ovviamente, perché vabbè ci sono anche più cari tipo da 20 euro, ma non ha molto senso. Comunque più o meno il prezzo è quello, dai 11, 12, 13 euro al sacco da 15 kg. Chi vi propone il pellet tipo a 5 euro, no. È improponibile, nel senso, sì, è vero, è un'ottima offerta, ma è improponibile perché è una truffa. Quindi non vi arriverà il pellet, non vi arriverà praticamente nulla. Quindi venite con, no con me, non con noi, se tu sei tu, noi venite con noi e vediamo qua subito questa situazione. Allora, io vi ho fatto un tipo di selezione di un po' di cose qua. Ho trovato questo sito dove vende un bancale boschetto a 250 euro. Mix di materie prime che ne esalta le caratteristiche, una classe A1, quindi 78 sacchi da 15 kg a 250 euro. È un affare! Peccato che se noi andiamo ad aggiungere al carrello, voi come vedete qui sotto, bancale aggiunto al carrello, sembra a tutti gli effetti un buon prezzo perché il sito è fatto bene. Andiamo al pagamento, andiamo a cliccare. Quindi qua dovrete semplicemente fare un dettagli vostri con nome, cognome, via, capo, bla bla bla. Sul totale neanche, addirittura neanche la spedizione pagate per un bancale di 78 sacchi. Eccolo qua, pagamento bonifico bancario. Effettua il pagamento tramite bonifico bancario. Usa l'ID dell'ordine come casuale. Il tuo ordine non verrà spedito finché i fondi non risulteranno trasferiti nel nostro conto corrente. Inviaci la ricevuta di bonifico tramite email. Quindi, loro ricevono i soldi. Loro ricevono la tua email. Voi non ricevete niente, perché nessuno vi da un bancale di 78 sacchi da 15 kg a 250 euro. Nessuno. No, mi dispiace, nessuno. Quindi allora anche questo è una truffa certa, perché ho provato io a contattarli, perché se voi vedete il loghetto qua di WhatsApp, ho chiesto come mai i vostri pellet sono così economici. La risposta che ho ricevuto è questa, magari ve la metto qui da qualche parte. Il prodotto è disponibile, può essere consegnato e via dicendo, tutto disponibile, ma non hanno risposto alla mia domanda. Punto.
purtroppo è così. Quindi, magari voi non siete certi che questo che ho che penso io sia una truffa, magari dite, ma quello magari lo vende a 250 euro. Peccato che io ho trovato un altro sito uguale, cioè con un altro nome, ma simile. Quindi io torno indietro e vi faccio vedere il tutto. Questo qua, Pellet Express. Allora, se voi andate a vedere, il sito è creato praticamente quasi uguale. Perché se voi andate a vedere, vedete qui il logo con il carrello diciamo il prezzo da pagare, con il cerca, i recenti commenti, gli archivi, categoria e i prodotti che qua suggeriti, se andate a vedere qua è praticamente uguale, recenti commenti, archivi, prodotti suggeriti, pagamento del carrello fatto così, tutto impostato, e home, shop, sale, chi siamo, contatti. Shop, chi siamo, contatti e prodotti. Chiunque, ricordate, chiunque può creare un sito con tutto quello che serve per poter far creare un sito e mettere qualsiasi cosa e metterlo online, ricevendo i soldi tramite bonifico bancario. Quindi, powered by WordPress, eccolo qua. WordPress è praticamente un programma dove si creano i siti. Lo potete scaricare anche voi, lo posso scaricare anch'io, posso crearvi esattamente questo sito. Infatti, se io vado qua sotto, Powered by WordPress. Siete convinti che questa è una truffa? Allora sì, vi faccio vedere anche in questo caso, se io vado ad aggiungere il carrello, risulta praticamente uguale. Cart, vedete qua, è praticamente, guardate qui, è praticamente uguale, dai, non potete dire di no. Se vado al pagamento, nome, cognome, bla 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 bla, effetto e pagamento tramite bonifico bancario. Usa l'ID dell'ordine come casuale, il tuo ordine non verrà spedito finché i fondi non verranno risultati trasferiti, quindi bla bla bla. Quindi questa è una truffa. Ma truffe ci sono anche su subito.it, quindi mi raccomando, anche lì dovete pagare solo con PayPal. Quindi andiamo su Facebook, io ho trovato questo qui. Allora, questo qui annuncia che il Fire Stick viene venduto a 7 dollari. Vedete, 7 dollari, 7 euro. Praticamente qua ci vende 15 kg, 10 sacchi a 15, di 15 kg a 7 euro. Voi potete dire, ma vabbè, 7, 10 sacchi a 7 euro, diciamo, non è ancora male. Eccolo qua. C'è scritto esattamente qui, possibilità di spedizione spese a carico vostro, pagamento PostePay. Pagamento PostePay non è tracciabile e non nessun, voi tranquillamente potete andare in cartoleria e pagare, ma ricevono i soldi e nessuno può essere rimborsato se questo pellet non vi viene a casa, quindi lo perdete, perdete tutti i soldi. Ne ho trovato un altro. Qua siamo in provincia di Cuneo e comunque ne ho trovato un altro, pellet a 1 euro, dice la posizione approssimativa su Torino Piemonte, però se andate a vedere la mappa risulta in inglese, perché Turin in inglese, quindi la posizione di chi ha fatto questa inserzione su Facebook è straniera. Quindi a 1 euro ovviamente un sacco non può costare. Va bene, passiamo al prossimo. Ecco qua, vediamo tanti bancali con pellet dubbio. Pellet dubbio perché non c'è nessuna scritta. Condizione nuovo, ok, 5 euro. 5 euro al sacco. Infatti se voi andate a leggere le informazioni si prega di non contattare, se non serio non falsificare qui. Quindi non può essere qua a Torino il venditore. Quindi se andiamo, infatti ho preso il sito, vado a vedere, è un sito di un negozio polacco, quindi non credo che questo possa essere un sito serio. Poi se trovate il modo di pagare con PayPal, volentieri magari questo qui ve lo dà 5 euro, però accertatevi di questo. Quindi andiamo a vedere l'ultimo. L'ultimo, lui vende
240 euro il pellet, penso che sia a bancale, quindi consegna a domicilio, anche qui Turin, quindi straniero. Ho mandato un messaggio per cercare di capire se mi potesse dare una risposta. Infatti io, da ignorante, gli ho scritto: il prezzo si intende a bancale, quanti sacchi, come posso pagare? Così mi dirà, mi fa un accredito bonifico bancario o un PostePay o carte ricaricabili, bla bla bla. Vivo in provincia di Torino, quindi non molto lontano, quindi la spedizione potrebbe essere anche onesta, perché no? E niente, ancora non mi ha risposto, vi farò sapere ulteriormente. Nel frattempo vi faccio vedere la sorpresa che vi ho annunciato anche su TikTok, perché anche lì io posto più o meno dei video dove annuncio i video su YouTube, così sono un po' più lunghi, è vero, ma spiego nel dettaglio alcuni processi, alcuni procedimenti. Quindi vi faccio vedere cosa mi sono fatto inviare. Mi sono fatto inviare questo qua, lo vedete? Questo qua è esattamente bucce di nocciola, quindi nocciole sgusciate, quindi fatte a pezzettini, qua sono quasi la metà, quindi mi sono fatto inviare un pacco del genere per fare un test, per provare le noccioline. Infatti, se adesso vi faccio vedere questo video un pochettino velocizzato, se noi andiamo a vedere qua l'accensione, risulta praticamente uguale. Ho provato ovviamente a cambiare alcuni parametri, ho velocizzato la coclea, quindi ho fatto in modo che la coclea buttasse molto più materiale, perché questo qui è un materiale un po' più leggero, non è pressato come il pellet. Ho fatto un'aspirazione dei fumi un pochettino più veloce, in modo che aspirasse un pochettino di più. È vero che potrebbe consumare un po' di più come buccia, perché comunque non è pressato, potrebbe consumare di più, però ho trovato un tipo serio che vende su eBay i gusci di nocciola. E li vende, diciamo, a un buon prezzo, potete chiedere qualche sconto su questo e andare a risparmiare sul pellet. Quindi il guscio di nocciola, provandolo, come state vedendo anche nel video, brucia molto bene. Vi sto facendo vedere anche che in effetti c'è le nocciole dentro. È solo un semplice test. Ovviamente ho modificato parametri. L'unica cosa che potrebbe dare fastidio alla stufa è la coclea, quindi potrebbe andare a bloccarsi il materiale nella coclea e potrebbe rovinare il motorino. Lì dovete valutare voi, in base alla stufa che avete, se la coclea è abbastanza grossa da poter far passare questo materiale e se è abbastanza forte. Nel mio caso sembra che tutto se lo sia mangiato, infatti è finito quel materiale che state vedendo qua, l'ho finito e non, diciamo che non ho riscontrato difficoltà. Quindi probabilmente andrò a comprare i gusci di nocciola. Quindi se vi sembra una buona idea, fatemi sapere nei commenti se avete anche voi qualche ulteriore consiglio da darmi su cosa inserire al posto del pellet, andare a fare un po' di economie col pellet, perché quest'anno la vedremo molto dura col gas. Quindi fatemi sapere nei commenti se vi piace come idea, se avete dei consigli da darmi, fatemi sapere se anche voi la pensate allo stesso modo. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, accendete la campanella che è molto importante, e se volete sostenere il canale fate una piccola donazione qui su PayPal. Quindi io vi lascio ai prossimi video, mi raccomando seguitemi e ci vediamo, rimanete sintonizzati ovviamente, ci vediamo al prossimo video.